Buonasera a tutti gli spettatori dell'Associazione Identitaria Alta Terra di Lavoro e dell'Associazione Le Tre Torri. Siamo qui stasera per una terza puntata del ciclo storico di approfondimento sugli eventi del passato. In questo caso però la tematica sarà di più ampio respiro perché avremo una discussione in ambito teologico e filosofico sulla figura di San Tommaso d'Aquino. E saranno con noi stasera il professor Fernando Riccardi, che ci ha già accompagnato nelle prime due puntate, ma soprattutto il professor Fernando Di Mieri, che è con noi stasera, ci ha lietato con la sua presenza. Lui è un tomista, un esperto della figura di San Tommaso e ha accompagnato la nostra associazione in vari convegni, tra cui quello su Francesco Colangelo e su Nicola Fergola, un matematico napoletano, e ovviamente sul cardinale Ruffo. La tematica di stasera ovviamente riguarderà una figura importantissima sia per quanto riguarda la religione cristiana che per quanto riguarda l'intera filosofia occidentale, che è quella di San Tommaso d'Aquino, che è nato proprio a Rocca Secca, dove risiede anche il nostro amico Fernando Riccardi. Possiamo dire che questa sarà ovviamente un convegno molto arduo, e ascolterò in religioso silenzio il dibattito che avverrà tra i due professori che sono qui con noi stasera. La parola a loro e io mi propongo di fare solo un paio di domande alla fine. Grazie Francesco, grazie a Fernando Di Mieri, amico Fernando che vedo sempre con grande piacere, con il quale abbiamo condiviso parecchie esperienze anche molto belle di recente. E questa sera parleremo di una materia un po' più, come dire, un po' più ostica, no? Che sicuramente ci però permetterà di comprendere qualche punto, qualche passaggio ancora un po' così da indagare sul pensiero di San Tommaso d'Aquino. E a me questa è una puntata particolarmente interessante per quel che mi riguarda, perché, come ha già detto il nostro moderatore Francesco, io sono nativo di Rocca Secca, quindi risiedo a Rocca Secca, che è il paese natale di San Tommaso d'Aquino, e quindi per noi che tra qualche giorno festeggeremo la festa di San Tommaso, perché come saprai, caro Fernando, la diocesi di Isora, Cassino, Aquino e Pontecorvo, per una particolare deroga, festeggia San Tommaso d'Aquino non il canonico 28 gennaio, bensì il 7 marzo, che è poi la data della morte di San Tommaso d'Aquino. Ecco, noi per rendere anche un po' più comprensibile e più leggera, no, ai nostri ascoltatori, che ringraziamo sempre per l'attenzione e per l'interesse, questa materia, la articoleremo un po' in una chiacchierata, in un'intervista, se così possiamo dire. E quindi io comincerei subito facendoti questa domanda. San Tommaso d'Aquino nasce a Rocca Secca, come abbiamo già detto, fra il 1224 e il 1225. Muore il 7 marzo del 1274 a Fossanova, quindi stiamo parlando di parecchio tempo fa. Ciononostante, però, il suo pensiero, appunto la filosofia tomistica, di cui tu sei un ottimo conoscitore, e conserva una sua straordinaria attualità. E questa non è una frase fatta, una di quelle che magari introduce un discorso perché magari non si sa che altro dire. Se noi analizziamo alcuni aspetti del pensiero filosofico di San Tommaso d'Aquino, vediamo che alcune argomentazioni sono non soltanto attuali, ma sono anche, come dire, ancora più attuali, diciamo, proprio anche per il particolare momento che stiamo vivendo. Ecco, qual è il mistero, qual è il segreto che dopo tanti secoli ancora rende così attuale il pensiero di San Tommaso d'Aquino? Saluto te innanzitutto, che rivedo con piacere. Saluto Rotondi, Francesco Rotondi, che è il nostro moderatore stasera, e saluti ovviamente a chi ci segue, no? Grazie dell'invito, intanto, e grazie dell'opportunità di parlare di una figura a me così cara come San Tommaso d'Aquino. Vengo subito in medias res. Ora, che Tommaso d'Aquino
il Sole d'Aquino sia attuale, attualissimo, è cosa indubitabile. E lo è dai punti di vista più vari, sia dal punto di vista che so io, per numero di seguaci, insomma, ci sono scuole dappertutto nel mondo che si sono create in questi secoli. Non dimentichiamo che il tomismo ha conosciuto una rifioritura, una nuova fioritura, che so, a partire dalla Aeterni Patris, no, di Leone XIII, quando, diciamo, è stata avviata ufficialmente la neoscolastica. Ma non ci scordiamo che quella enciclica raccoglieva un lavoro precedente in cui parte notevole avevano svolto i napoletani, ma magari di questo potremo parlare più avanti. Quindi da allora poi si sono create diverse scuole, che so, scuola di Lublino, scuola di Cracovia, la scuola del tomismo trascendentale, la scuola del tomismo analitico. Ci sono in giro per il mondo non so quante, varie decine sicuramente di università intitolate a San Tommaso d'Aquino, e la presenza dei tomisti nei più diversi campi del sapere, dalla storia della scienza, pensiamo a una figura che ha subito con forza l'influsso di un grande interprete di San Tommaso d'Aquino, come ovviamente tramite lui anche di San Tommaso direttamente. Questo grande interprete che è stato un po' mediatore è Etienne Gilson, che è un nome importante nella formazione, nell'elaborazione dei pensieri di uno storico della scienza di primo ordine come Stanley Yachty, tanto per dirne uno. Ma potrei citare, che so io, nella storia della logica, come si fa a togliere di mezzo Bokensky, tanto per dirne una, l'intera storia della logica, storia della logica ne risulterebbe azzoppata. Quindi i tomisti continuano ad elaborare e a tesi e a confrontarsi ovviamente con tutto quello che è dibattuto nel mondo, con periodi di punta, periodi di appannamento, un po' come accade per tutti. Questo è un modo, come dire, di essere attuale. Un altro modo di essere attuale qual è? È che il nostro tempo più che mai ha bisogno di San Tommaso e della riflessione tommasiana e dei tomisti. Perché? Perché conosce delle derive per le quali c'è bisogno di riferimenti forti. Ecco perché San Tommaso, che è uomo di analogia, diciamo così, è uomo dell'analogia proprio come spirito, ecco, e quindi non è come Cartesio uomo di dicotomie non risolte, è uomo di analogie. Ma dire che è uomo di analogie non significa dire che si presta per identità fluide, per discorsi fluidi o altro, ma è uno che consente di dialogare con tutti, ma partendo da posizioni definite. E oggi purtroppo noi abbiamo bisogno di riferimenti culturali, questi riferimenti culturali che ci servono per contrastare tante derive. Facciamo caso ad un particolare. Ogni grande documento delle grandi istituzioni, penso allo Stato italiano, l'Unione Europea, l'ONU, no? Parte regolarmente dicendo ci si ispira ai principi del rispetto per la persona, ma poi alla fine si vede che la povera persona è sempre più bistrattata. Sembrerà strano, ma proprio quando si proclama sempre di più questo principio, sempre meno la persona è effettivamente rispettata. E allora ecco che una figura come quella di San Tommaso, che aiuta moltissimo nel chiarire una retta costruzione di pensiero, è una figura che ti aiuta a dire che cos'è una retta ragione, una recta ratio. E su questa base, ovviamente, è possibile poi confrontarsi con chiunque. Non ci scordiamo che San Tommaso è un uomo che ha elaborato addirittura delle, come dire, delle strategie, no? Per confrontarsi con chiunque. È noto un celeberrimo passo della sua opera in cui egli dice: se devo ragionare col cristiano eretico, no? Mi servo di tutta quanta la Bibbia, quindi Antico Nuovo Testamento. Ma se devo ragionare solo con l'ebreo, è inutile che io gli porti
argomenti o passi tratti dal Nuovo Testamento, perché tanto lui manco ci crede, quindi dovrà ragionare su quella base invece, quella che rimane, il Vecchio Testamento. Allo stesso modo, se invece noi abbiamo altri che non credono assolutamente al testo biblico in alcuna sua parte, bisognerà ragionare sulla base della sola ragione, della sola ragione naturale. E allora ecco che San Tommaso d'Aquino, anche da questo punto di vista, è un maestro del confronto. Attenzione, ripeto, è un maestro del confronto, il che non vuol dire che egli indulga a cedimenti. Si dialoga veramente nel momento in cui c'è una identità precisa, no? Che si confronta con altre identità. Quindi San Tommaso d'Aquino deve la sua attualità anche a questo, dà delle risposte, pensiamo che so io, alla questione, è un tema caratterizzante di San Tommaso d'Aquino, no? Il realismo. Fino a qualche tempo fa, io taccio il nome per una questione di delicatezza, ma un importante accademico italiano venne a Napoli negli anni 90 e se ne venne a dire: oramai gli unici realisti che sono rimasti sulla piazza, no, erano tempi di postmoderno, se vi ricordate, gli unici realisti che sono rimasti sulla piazza sono i domenicani. Manco a dirlo, qualche lustro è passato da allora, e poi anche nel mondo culturale italiano c'è stata una rivoluzione realista, già anticipata altrove da lungo tempo, per la verità. Sicché oggi il realismo, senza andare nei dettagli ovviamente, perché poi ci sono tante forme di realismo, ma oggi il realismo è l'etichetta attualmente prevalente. E quindi anche da questo punto di vista San Tommaso poteva ed è un punto di riferimento straordinario. Dall'altra parte io ricordo ancora questo, che nel mondo San Tommaso d'Aquino per tutti è un gigante con il quale confrontarsi, accettandone, rifiutandone tesi, insomma, come si fa con tutti i giganti, ovviamente. L'Italia invece ha sempre quel po' di riserva, insomma, tende sempre un po' più a trattarlo come fosse roba da ecclesiastici o altro, cosa che non è assolutamente vera. Io ricordo di raccolte importanti di studi sulla filosofia italiana del Novecento, dove ad esempio non comparivano ricerche sul neotomismo italiano, che ha dato delle figure straordinarie, che so io, Masnovo, Vanni Rovighi, tutto il gruppo della Cattolica, Cornelio Fabbro, no? Che non era lì però insegnava altrove, eccetera, ma che comunque per lungo tempo è stato un autorevole rappresentante del tomismo italiano, e come si fa a fare a meno di queste persone? Quindi noi siamo un po', ecco, così, usiamo pure la parola, siamo anche un po' provinciali. Nel mondo invece San Tommaso d'Aquino è uno dei giganti da accettare, negare, contestare, accogliere in parte, come si fa con tutti d'altra parte. C'è un indirizzo in particolare con il quale io sento una maggiore sintonia, tra l'altro, peraltro, ecco, quindi mi trovo in maggiore sintonia, che è il tomismo analitico. Beh, allora, diciamo grandi figure che sembra abbiano iniziato, insomma, questo tomismo analitico, Elizabeth Anscombe e il marito Peter Gitch, no? Ma quello che ha svolto una grandissima attività, come dire, tra virgolette, promozionale, è stato John Haldane. Si è confrontato tranquillamente con uno dei grandi maestri della filosofia americana, professore, è scomparso da pochissimi anni, professore ad Harvard, che era Putnam, il quale era ben contento di confrontarsi con un erede della tradizione tomistica. Quindi noi da questo punto di vista siamo un po' così. San Tommaso d'Aquino, per tutto quello che ha da dirci, è di un'attualità straordinaria, soprattutto perché non ci scordiamo che uno degli appellativi di San Tommaso, ecco, uno dei grandi appellativi di San Tommaso d'Aquino è Doctor Humanitatis. E proprio oggi l'umanità, per tante ragioni, è a rischio. Pensiamo soltanto a quello che San Tommaso può dirci. Io adesso non vado, come dire, in situazioni di particolare delicatezza, quale può essere la tutela della vita del concepito, eccetera, eccetera.
No, vado in una questione che interessa a tutti quotidianamente. San Tommaso d'Aquino potrebbe dire tantissimo in campo educativo, tanto per dire, superando i tecnicismi della nozione di competenza, che oramai sembra onnipervadente, sembra, come dire, totalizzante, sembra aver preso tutti, certificazione di competenze in tutti i santi momenti della vita. Ora, qui non si vuol fare la glorificazione dell'incompetenza, ci mancherebbe, perché gli incompetenti devono essere da tutti noi invitati a rivedere qualche cosa nella loro formazione, ma se lasciata a se stessa quella nozione assume caratteri tecnicistici e quindi diminutivi della dignità umana, che richiedono, questi caratteri, una integrazione, cioè richiedono di essere ricompresi entro una nozione più ampia, di più eccelso valore, più rispondente allo spirito umano. Ecco, nel caso di San Tommaso d'Aquino, questa nozione, che è anche tratta da Aristotele, ma che alla luce del cristianesimo, che è e quindi della regula fidei, che è quella fondamentale, la nozione di virtù, che non ha niente di bigotto, attenzione, parliamo di virtù in campo educativo, quella nozione di virtù può ricomprendere quella di competenza, quindi non annullarla, ma ricomprenderla, sussumerla, no? Questo è un termine che potrebbe essere usato, e quindi dare una scuola umana. Questo è il problema, perché noi corriamo il rischio del tecnicismo, ecco, quindi che è tra l'altro l'esatto analogo del tecnicismo che si ritrova nell'amministrazione pubblica, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, allora San Tommaso anche da questo punto di vista può dare tantissimo, perché fornisce quegli strumenti che possono essere utili per la soluzione di tante nostre difficoltà. Se mi è consentito, in America, ecco, un signore con il quale sono stato per lungo tempo in contatto, Jason Baer, ha fondato, con il sostegno della Templeton Foundation, una scuola la quale, anziché avere come punto qualificante di tutto quanto il proprio, anziché avere la nozione di competenza, ha proprio quella di virtù, riferendosi soprattutto ad Aristotele. Non è roba, come dire, da bigotti, come dicevo prima, perché ai lavori di quella scuola, quelli di fondazione, di preparazione degli insegnanti, no, che hanno dovuto poi insomma essere formati diversamente, ai lavori ha dato una grande mano il numero uno dell'attuale, ma in ogni caso colui che dirige l'Harvard Center of Education, quindi il più prestigioso, credo, centro di pedagogia degli Stati Uniti, Guy Richard, che addirittura, no, si è messo a correggere i compiti che davano gli insegnanti, a dire agli insegnanti come dare le tracce dei lavori, e tutta una serie di attività. E tutto questo basato, invece che sulla nozione di competenza, basato sulla nozione di virtù, di cui oggi nessuno vuol sentir parlare, ma si tratta di un superamento che ricomprende la nozione di competenza. Così si rende umana, per esempio, l'attività educativa. È un modo per rendere umana l'attività educativa, no? Se solo ci si rendesse conto di quello che significa rapporto comunitario. San Tommaso d'Aquino ha delle categorie ricevute in eredità dalla storia culturale dell'Ottocento, maturate alla luce della rivelazione cristiana, ovviamente, ha delle categorie utili anche in campo politico. E un'influenza di San Tommaso effettivamente c'è stata. Io mi ricordo che Enrico Berti, un grande studioso di Aristotele, in senso filosofico e anche filologico, perché si occupava anche di filologia aristotelica, Enrico Berti mi diceva proprio che attraverso una serie di passaggi, in ultima analisi, la figura di San Tommaso è stata ispiratrice, tanto per dirne una, della Costituzione degli Stati Uniti. Quindi già da questo punto di vista ha fatto molto. Passaggi ovviamente, riferimenti illuministici, giusnaturalistici e poi all'indietro, no? Quindi fino ad arrivare al 1200. Il riferimento a San Tommaso ha fatto molto. Molto di più potrebbe fare se venisse tenuto nell'adeguata considerazione.
riferendomi sempre agli Stati Uniti, che so io, non si discuterebbe più tanto della Hyde Amendment se San Tommaso venisse ancora considerato nella giusta misura. Non si discuterebbe più della questione delle Little Sister of the Sisters of the Poor se San Tommaso venisse considerato nella giusta misura. Però, insomma, qui il campo ovviamente si allargherebbe molto. E quindi... Bene, Fernando, fermiamoci un attimo qui, che San Tommaso è una miniera, è un pozzo inesauribile di conoscenza, e quindi potremmo parlare di 24 ore filate, forse anche 24 giorni, no? non ci basterebbe neanche. Tu hai già sviscerato una buona parte, no, di questi problemi, e soprattutto ci hai fatto capire, portando proprio dei dati di fatto alla mano, di quanto sia ancora attuale il pensiero di San Tommaso d'Aquino. Tu parlavi a un certo punto della ragione. Ecco, cominciamo ad entrare un po' più nell'intimo, no, della filosofia tomistica. Quindi questi due grandi blocchi, da un lato la fede, dall'altro la ragione. Prima di San Tommaso, che potessero coesistere questi due grandi postulati, c'erano molti dubbi, e per alcuni erano addirittura inconciliabili: la fede stava da un lato e la ragione stava dall'altro. Parlavi di Cartesio, per esempio, prima. San Tommaso è riuscito a fare questa sintesi, no? questa sintesi mirabile, come dico io. È riuscito, con il suo pensiero elevato, a far coesistere questi due grandi blocchi, da un lato la fede e dall'altro la ragione. Come ci è riuscito? È andato per gradi? Cioè, ha avuto un'intuizione geniale? Cioè, come giustifica lui il fatto che fede e ragione possano coesistere fra loro? Intanto ci riesce alla grande perché distinzioni analoghe sono già proprie, no? Distinzioni analoghe sono già proprie dei Vangeli. E dall'altra parte, ecco, per esempio, quando Cristo dice: date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio, in cui ovviamente distingue dei livelli. È chiaro che non è ancora quello di cui dobbiamo parlare. C'era bisogno di un chiarimento concettuale. Questo chiarimento concettuale trova proprio, prima in Sant'Alberto, suo maestro, e poi in San Tommaso d'Aquino, un momento alto e forte. Ed è favorito anche dalla ricezione tra XII e XIII secolo di Aristotele. Non ci scordiamo che all'inizio Aristotele, il ritorno di Aristotele, soprattutto dei libri più compromettenti, voglio dire, non è stato visto di buon occhio dalla Chiesa, parlando per le generali, proprio grazie all'opera di San Tommaso d'Aquino, preceduto in questo dal maestro Sant'Alberto Magno. Aristotele è stato in una certa misura, ecco, come si usa dire, cristianizzato. Questo complesso di apporti favorisce naturalmente che si andava a conciliare con quella che era la tradizione platonica e neoplatonica. Questo complesso di apporti contribuisce a distinguere i livelli e a distinguere, a fare una serie proprio di operazioni che puntano a dei chiarimenti. Ricordiamo che la questione del rapporto tra ragione e fede è di tale importanza che ancora oggi noi ne sentiamo tutto il carico, tutto il peso, tutta la responsabilità di indagare, ecco, questo rapporto. Ricordo, se mai ce ne fosse bisogno, che anche il pontefice di venerata memoria, San Giovanni Paolo II, ha fatto un'enciclica intitolata proprio così, Fides et Ratio, con un celebre incipit in cui dice che ragione e fede sono due ali proprio, no? Di cui l'uomo ha bisogno per realizzarsi interamente e per procedere, per raggiungere il fine della sua vita. E allora la novità di San Tommaso d'Aquino è il pieno riconoscimento dell'autonomia della ragione umana in termini conoscitivi e dall'altra parte di tutte le realtà mondane. Ovviamente questo riconoscimento pieno non è il riconoscimento di un'autonomia radicale, no, totale, bensì il riconoscimento di una autonomia
relativa. Ora, la ragione naturale viene riconosciuta capace di dare un contributo forte alla vita di fede e alle operazioni della fede. La ragione naturale è quella che prepara la strada, il termine più specificamente tommasiano, è proprio quello di via. È quella che, allora la ragione è quella che prepara la strada, prepara le vie per dimostrare l'esistenza di Dio. Per cui una dimostrazione di questo tipo non ha bisogno della fede cristiana che viene successivamente e può dare e porta a compimento il lavoro fatto. Non a caso queste sono prove razionali, assumono ovviamente dei presupposti, no? È chiaro, come tutte le prove razionali, ma anche quelle degli atei, voglio dire, assumono dei presupposti. La dimostrazione può darsi su base razionale. La ragione umana, parliamo ovviamente della ragione naturale, può aiutare la fede, no? Nella difesa, elaborando argomenti, apprestando soluzioni di qualche tipo, insomma, per difendersi dagli attacchi degli avversari. Quindi la ragione umana può fare tante cose, naturalmente, in difesa della fede, e nello stesso tempo, nel momento in cui si illumina della fede, viene rinvigorita e quindi c'è una vera e propria, ecco, la formula di Giovanni Paolo II è veramente felice. Ecco, l'uomo può allora volare, nel senso può volare in alto, ecco, alla maniera proprio della commedia dantesca, può volare in alto e le due ali diventano ragione e fede. In questo modo, avendo riconosciuto questa autonomia, è chiaro che il pensiero cattolico pone le premesse per la nascita della scienza moderna. Questo che io adesso sto dicendo può apparire, come dire, strano ad alcuni, i quali mal digeriscono, ad esempio, l'aristotelismo scientifico, perché a un certo punto la metabasi matematica è stata realizzata invece su base platonica, no? Ecco, un riferimento forte che si può vedere a proposito di Galileo potrebbe essere dato dal Timeo di Platone. Invece per Aristotele questo riferimento non c'è, anche se si potrebbe tirare in campo la nozione di scienze medie, ma voglio dire, andremo nel tecnicismo. Una cosa è certa però è che lo spirito della scienza moderna, che ritiene che il mondo funzioni autonomamente, no? Per cui ci sono queste cause seconde che agiscono realmente, sono quelle che agiscono nel mondo fisico così come anche nel mondo morale, una piena responsabilità si ha perché io sono causa del male che faccio, tanto per dirne una, ma anche nel campo fisico tutto questo è possibile proprio perché è riconosciuta questa piena autonomia. Naturalmente poi ci sono anche tanti altri aspetti del pensiero tommasiano che potrebbero essere considerati, ma questo va detto, tant'è vero che Stanley Yake si interroga proprio su questo, come mai la scienza moderna nasce proprio in Europa, quindi in una terra cristiana, non nasce invece in contesti, facciamo il caso, no? Della remotissima Cina, la quale per qualche tratto era stata addirittura più avanti di noi. Non nasce neanche nel mondo musulmano, il quale mondo per alcuni secoli, per via di certe situazioni che potremmo anche vedere, ma che insomma in questo momento non è il caso di richiamare, quel mondo è stato per alcuni anni più avanti di noi scientificamente, ma poi a un certo punto si fermano. Perché? Perché gli mancava la mente necessaria, quindi lo spirito necessario affinché nascesse la scienza moderna, la quale ha potuto, come dire, affermarsi e quindi proprio da noi. Quindi quello che viene fatto passare fraudolentemente come nemico della scienza, il cristianesimo, in realtà è quello che l'ha favorita, la scienza moderna. E in questo lavoro anche quella operazione fatta da San Tommaso d'Aquino di distinzione tra l'autonomia relativa sempre della ragione del mondo naturale e dall'altra parte della fede e della teologia
anche quella distinzione, voglio dire, ha avuto un ruolo assolutamente fondamentale. Perché poi le domande bisogna porsele, chiaramente. Perché la scienza moderna nasce proprio da noi? No? Ci sarà qualche ragione. È una delle elaborazioni concettuali che favoriscono la nascita della scienza moderna. Ma si potrebbe naturalmente continuare a lungo. Giustamente, potevi l'interrogativo. Cioè, se veramente fede e ragione fossero così distanti, anni luce, la scienza avrebbe dovuto nascere altrove, no? Invece, proprio dove c'era anche questi ambienti permeati di religiosità e di cristianesimo, sono stati quelli che poi hanno favorito la nascita della scienza. Ecco perché quindi l'attualità del pensiero tomasiano, quando vede questi due grossi blocchi non contrapposti ma quasi compenetranti, insomma, se così possiamo, se possiamo dire. Tu hai fatto spesso riferimento ai pensatori e ai filosofi del mondo classico, diciamo così, no? Quindi hai parlato di Aristotele, ma si potrebbe anche parlare di Platone, si potrebbe anche parlare di Socrate, con i quali San Tommaso d'Aquino ha avuto un rapporto. È stato il primo che quasi ha sdoganato, soprattutto per quel che riguarda Aristotele, alcuni concetti che fino allora erano considerati tabù, soprattutto dalla Chiesa. Io ricordo sempre quel film bellissimo che è Il nome della rosa, che tu ricorderai, quando il venerabile Jorge, che era il bibliotecario di questa abbazia, aveva messo al bando alcuni libri, tra cui proprio i capolavori aristotelici, no? Perché quelli erano considerati qualcosa che portavano al traviamento dell'anima, e quindi aveva fatto in modo che quei libri fossero conservati ma non consultabili, e quindi dà molto bene questa impressione di qual era l'atmosfera di quel particolare periodo. Non ci dobbiamo dimenticare che siamo del XIII secolo, quindi non stiamo parlando di l'altro giorno, insomma, ecco. Invece San Tommaso ha capito l'importanza del pensiero, della filosofia classica, degli autori classici, e in certo qual modo li ha sdoganati. Come ha fatto, cioè, qual è stata la sua intuizione, ecco, come è riuscito, al di là della superiorità della mente, che sicuramente è, cioè, come è riuscito a intuire questa formula, insomma, che ha consentito poi di fare tanti passi avanti anche nel mondo della stessa filosofia, insomma. Intanto va detto che San Tommaso è uomo il quale, nel porsi dinanzi ad un autore, ma che sia un autore classico o un autore cristiano, un musulmano, voglio dire, un ebreo, no? Perché erano poi questi i grandi ambiti che all'epoca bisognava tenere in conto, nel porsi dinanzi a tutti questi autori, San Tommaso non ha mai paura di prendere quello che può risultare utile, di quello che può fornire delle chiarificazioni concettuali o delle elaborazioni concettuali, tenendo sempre come punto di riferimento la regula fidei. Per cui noi nel pensiero di San Tommaso troviamo elementi tratti dai classici, dai grandi classici ovviamente, quindi della cultura greca, parlo innanzitutto di Platone e Aristotele, per il quale ovviamente vige un discorso tutto a sé, ma ci sono elementi di pensatori arabi, tanto per dirne una, Avicenna, ci sono elementi ovviamente di neoplatonici, allora c'era questo Liber de Causis che bisognava studiare, che San Tommaso studiava attentamente, parlò sia di neoplatonismo pagano, ma anche il neoplatonismo cristiano. Pensiamo che San Tommaso d'Aquino cita frequentemente, insomma, l'opera di Dionigi l'Areopagita, detto l'Areopagita, insomma, ecco, quello che chiamano pseudo Dionigi, perché lì c'è tutta una questione di attribuzione. Allora tagliamo la testa al toro usando l'espressione corrente, che è proprio pseudo Dionigi. E non solo, scrive un commento ad una delle opere dionisiane, che è il De Divinis Nominibus. San Tommaso non ha paura di confrontarsi. È la sicurezza, e quindi è di prendere anche
è la sicurezza. È chiaro che poi in tutto questo un ruolo centrale ce l'ha per esempio la grande tradizione agostiniana, e d'altra parte egli stesso può fare quell'operazione di cui abbiamo parlato, quella cioè tra virgolette di cristianizzare Aristotele, proprio perché ha alle spalle tutto questo mondo, innanzitutto Agostino, insomma tutta questa tradizione, e poi la tradizione neoplatonica. Quindi San Tommaso, proprio perché ha da una parte il faro sempre sicuro della fede, dall'altra parte questi riferimenti forti, non ha paura di confrontarsi con chi che sia, e non è soltanto un confronto demolitore, è anche un confronto che assume tesi le quali possano essere inserite armonicamente nella sua costruzione intellettuale. Se mi consenti, io volevo anche aggiungere qualche altro spunto per vedere come San Tommaso, che sembra così lontano dalla scienza moderna, in realtà non lo è, come non lo è neanche nei confronti della scienza post-einsteiniana, ma San Tommaso addirittura dimostra una grande, diciamo, modernità, per non dire contemporaneità, che forse andrebbe anche meglio. Durham, no? Pierre Durham ha fatto un lavoro storiografico straordinario agli inizi del Novecento da questo punto di vista, tanto per dirne una, la questione sempre tutta particolare, no? Quella del geocentrismo eliocentrismo. Se si va a vedere quel volumone scritto da San Tommaso, De Cielo et Mundo, si vede ad un certo punto che San Tommaso ha chiara consapevolezza di una teoria scientifica alla quale risponda a criteri di verità, ovviamente, e quindi sia sostanzialmente vera, no? Da una teoria scientifica che invece spiega soltanto i fenomeni. Per cui la teoria geocentrica, la intende proprio così. Mi ricordo l'introduzione al De Cielo et Mundo di padre Spiazzi, che ho avuto l'onore di conoscere in anni ormai molto lontani, che diceva proprio fere positivista dici possit, cioè si può dire un quasi positivista, dimostra una attenzione ed una capacità di analisi che fanno l'invidia di un epistemologo attuale. San Tommaso non è affatto uno sprovveduto. Con questo non voglio dire che la scienza, lui non è stato uno scienziato, a differenza del suo maestro, no? Alberto Magni. Non voglio dire che la scienza tommasiana sia da prendere pari pari e proporre oggi, ma San Tommaso può dare molto in termini di principi. La nozione di emergenza scorre naturalmente dal pensiero tommasiano, può dare molto in termini categoriali, quindi anche dal punto di vista scientifico, San Tommaso è pensatore di grande attualità. Io tralascio deliberatamente il settore etico, il settore della teologia dogmatica, non per altri, ma perché quelli vanno da sé. Insomma, mi sto occupando di ciò di cui invece si potrebbe più dubitare. No? Per il resto sembra abbastanza ovvio che riflettere sulla natura della relazione tra le persone divine debba tenere sempre necessariamente in conto anche San Tommaso d'Aquino. Questo va da sé. Però tanti potrebbero pensare la scienza tommasiana è tutta quanta da prendere, da buttare. Assolutamente no. Non a caso noi abbiamo autorevoli studiosi che si ispirano proprio in termini chiari di principi, non di questioni di dettaglio, perché per fortuna abbiamo fatto tanti passi avanti in questi 7 secoli, e si ispirano proprio a San Tommaso d'Aquino. È una figura, insomma, da tenere in conto, proprio perché oggi si usa quell'orribile espressione è a 360 gradi, no? Cioè, quindi è una figura che ha affrontato una quantità incredibile di problemi. Da certi punti di vista, pensiamo soltanto alla considerazione cosmologica, e non mi riferisco chiaramente al geocentrismo, interpretato come abbiamo detto prima, probabilmente San Tommaso d'Aquino è più attuale di tanti pensatori moderni.
Fede e ragione hanno di mira la verità, una retta ragione, perché attenzione, la ragione può, come dire, anche traviare, no? Anche tralignare. Una ragione di questo tipo mira alla verità. La verità in campo fisico non è mai totale, perché quella ce l'ha soltanto il Dio. San Tommaso è molto chiaro, nell'In Symbolum Apostolorum, lui parla di filosofo, no? Ma noi potremmo tradurre in quel caso come ricercatore, come scienziato, insomma, vediamo un po', lui usa la parola però filosofo, e dice che non si può conoscere neanche l'essenza di una sola mosca, per intero, ma perché quella è roba di Dio, ma che non si possa conoscere per intero, non significa che non si possano conoscere delle verità intorno, che riguardano quella mosca, e che sono verità, non sono illazioni, non sono congetture. Da questo punto di vista, quindi, anche San Tommaso, che è un realista prudente, è un realista, ecco, mutuando l'espressione di Jacques Maritain, è un realista critico, no? Diretto, critico. Rimango veramente estasiato a sentire la tua esposizione, anche perché è ricca di, favorisce degli spunti. Hai parlato di padre Raimondo Spiazzi, che io pure ho conosciuto parecchi anni fa, perché ebbe così la buona idea di venire qui a Roccasecca durante proprio una delle manifestazioni tomistiche. Io ero un giovane studente, rimasi colpito dall'autorevolezza di questo domenicano che fece una prolusione proprio di cui io capii poco allora, ti devo dire, però diciamo che ebbe una colpì l'uditorio, rimase, e quell'eco di quella conferenza rimase per anni. Poi mi viene in mente una cosa molto, molto più amena, che quando tu parlavi della, tu sai meglio di me che San Tommaso, ma alla fine quando capì che per quanto la sua mente fosse prodigiosa, non riusciva a comprendere il tutto, no? E quando ebbe quella sorta di abbattimento, dicevo, tutto quello che ho scritto è poca cosa in confronto al creato, e quindi alla possibilità, alla capacità di Dio, no? di essere perfetti. Mi veniva in mente, non tanto tempo fa, qualche ministro di un governo, io non voglio fare nomi per carità di patria, credo che abbia superato anche il pensiero domistico, perché invece di parlare di 360 gradi parlò di 370 gradi, quindi c'è qualcuno che ha superato anche il pensiero domistico, e di questo ce ne compiacciamo, insomma, ecco, al di là degli scherzi, che anche un po' per rendere un po' più, come dire, un po' più scherzoso il discorso, che è veramente di un livello, me ne compiaccio, insomma, perché hai fatto veramente un'esposizione mirabile. Ecco, io ti vorrei fare un'altra due domande. La prima è questa. Abbiamo parlato molto dell'attualità, no? Del pensiero tomistico. Tu hai usato l'espressione, a mio avviso, ottima, ovvero sia della contemporaneità del pensiero tomistico. Ecco, una cosa che mi ha sempre colpito, questo pensiero, queste dissertazioni tomistiche colpiscono molto anche gli ambienti che cattolici non sono. Penso per esempio ai protestanti degli Stati Uniti, no? I protestanti statunitensi. Quindi, al di là di questa contemporaneità barra attualità, che dir si voglia, c'è anche, usando un'espressione forse brutta, riscuotono ancora, nonostante sette secoli, riscuotono ancora grandi successi i pensieri tomistici, e riscuotono successo anche in ambienti che cattolici non sono, che dovrebbero essere quasi quasi alle antipodi, no, del pensiero tomistico. Ecco, come ti spieghi, cioè, questo successo anche in quegli ambienti che sono lontani anni luce da quello che era il pensiero sempre improntato alla fede cattolica di Tommaso d'Aquino, insomma? In questo momento, pensando a queste parole, richiamo alla mente Alvin Plantinga, no? E il lavoro fatto lì al Calvin College,
Io a Plantinga ho dedicato diverse, come dire, attività, quindi, che so, lezioni speciali, eccetera, l'Istituto Scienza Fede dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Plantinga, che è ritenuto uno dei più influenti filosofi della religione contemporanei, tra l'altro lui ha avuto il premio Templeton, ha elaborato il cosiddetto modello Aquinate Calvino, no? The Aquinas Calvin Model, quindi modello Aquinate Calvino. E poi anche il modello esteso Aquinate Calvino. Si tratta di un indirizzo di pensiero che sicuramente cattolico non è. A me fa molto piacere, ovviamente, che comunque si tenga in conto, e così torniamo a quello che si diceva prima, che comunque si tenga in conto quanto San Tommaso d'Aquino può suggerire, può proporre. Non sono convintissimo, devo essere sincero, sul piano strettamente personale, non sono convintissimo della rispondenza al testo tommasiano dell'interpretazione di Plantinga, ma quella è una, come dire, è una posizione mia strettamente personale che non conta niente. Quello che conta invece è questo, che sì, anche se minoritario, no? Però anche nel mondo protestante sì, c'è un interesse per San Tommaso d'Aquino. Ma se la cosa può risultare interessante, ecco, lo zampino, come dire, di San Tommaso d'Aquino, tu lo rintracci in tantissimi ambiti, perché chiaramente, come si fa per i giganti del pensiero, può essere una figura da cui prendere un concetto, non è necessario prendere tutto. L'importante è sapere questo, che con Tommaso d'Aquino nel mondo ci si confronta regolarmente. Mi diceva tanto tempo fa un altro illustre tomista, che era padre Abelardo Lobato, che anche a Taiwan noi abbiamo degli studiosi di San Tommaso. Naturalmente poi in giro per il mondo abbiamo tanti circoli e così via. In Messico Maurizio Béchot, con il suo realismo analogico, no? Béchot nel mondo latinoamericano è molto influente, con il suo realismo analogico è evidente che si richiama a San Tommaso d'Aquino attraverso tante opportune mediazioni, ma comunque il riferimento è a San Tommaso d'Aquino. Potremmo veramente continuare a lungo su questo piano. Ecco, San Tommaso è ben presente da questo punto di vista. Per tornare al nostro discorso, che è quello del mondo protestante, sì, è minoritario, questo va detto, ed è interessante perché sentono questa necessità. Il punto centrale, ti dico subito, è quello che riguarda il sensus divinitatis. Ora, io non credo che siano esattamente le stesse cose che Calvino e San Tommaso d'Aquino abbiano detto qualcosa di simile a questo proposito, di un sensus divinitatis, come dire, innato. Però l'importante è sapere che San Tommaso d'Aquino parla a tutti. Io vorrei ricordare anche questo, che è estremamente importante anche per via dei suoi risvolti pratici, nel senso, ecco, di aver ispirato una teoria educativa, perché questo è un settore che ovviamente a me sta particolarmente a cuore, i teorici dell'epistemologia delle virtù. Ed è chiaro che chi si muove in quell'ambito, è vero che si rifà ad Aristotele, ma molti si rifanno alla virtù così come è stata elaborata successivamente e quindi illuminata dalla fede cattolica. Ecco, quello è un indirizzo, a mio avviso, molto fecondo per quanto riguarda una serie di applicazioni pratiche. Mi hai fatto ricordare che anche padre Lobato qui a Roccasecca è molto conosciuto, soprattutto tra i cultori della materia domistica, perché le sue opere sono conosciute a Roccasecca, quindi hai parlato sia di padre Spiazzi che di padre Lobato, che erano due evidenti studiosi del pensiero domistico e che hanno avuto con Roccasecca un rapporto veramente molto molto bello. Chiaramente ormai è passato qualche anno, insomma, o meglio forse più di qualche anno.
Io l'ultima domanda, per quel che mi riguarda, te la faccio e mi voglio rifare un po' a approfittare, anzi, tra virgolette, la tua professione. Tu sei stato docente universitario, credo che per certi versi continui ancora ad insegnare, no? Mi dicevi, quindi hai ancora questa attività. Sono invitato per bontà, ovviamente, delle autorità, insomma, accademiche. Sono professore invitato di Scienze e Religione all'Istituto Scienze e Fede dell'Ateneo Pontificio, Regina Apostolorum di Roma, sì. Bene, ecco, mi riferivo proprio alla tua esperienza. Come si studia oggi, cioè, o meglio, come si insegna oggi la materia tomistica, la filosofia tomistica degli Atenei ed anche nelle scuole superiori, se si insegna? Qui tocchiamo una nota dolente, insomma. Naturalmente negli Atenei pontifici, soprattutto in alcuni Atenei, ovviamente San Tommaso è sempre molto ben presente. Poi bisogna vedere la scuola che viene seguita. Per esempio, è molto seguita una scuola che è quella del tomismo trascendentale, no? Ecco, in alcune università allora Lonergan è un punto di riferimento forte, ma insomma diciamo che viene insegnato ancora con attenzione. Io voglio dire questo, perché anche il regnante pontefice, cioè Papa Francesco, in alcune occasioni ha richiamato il suo debito con San Tommaso d'Aquino. Per quanto riguarda invece Giovanni Paolo II, ecco, è l'enciclica Fides et Ratio, lì poi abbiamo proprio una sezione dedicata a Scienze e Fede secondo San Tommaso, insomma, e così via. Ma anche il regnante pontefice ha riconosciuto in diverse occasioni il proprio debito nei confronti di San Tommaso. Quindi, per quanto si possa discutere intorno a questo, e si discute, però comunque le università pontificie sono ancora, come dire, un luogo in cui lo spirito di San Tommaso è ben presente e in cui San Tommaso viene studiato. Penso innanzitutto all'Ateneo dei Domenicani, a quelle università. All'Università dei Domenicani, quindi pensa all'Angelicum, no? Che prende proprio il nome da San Tommaso d'Aquino, ma anche alla Lateranense, che so io, oppure alla Santa Croce, no? Quindi dell'Opus Dei, chiaramente anche al Regina Apostolorum, insomma, voglio dirci poco, San Tommaso è una grande figura, importante. Nei licei credo che ci sia qualche cosa da rivedere. Intanto c'è qualcosa da rivedere in generale, ecco, per quanto riguarda l'insegnamento della filosofia nei licei, ma lì credo che ci sia molto da fare. Peraltro, io sono sempre convinto che per dare piena attuazione, attenzione, quindi io non sto proponendo sconvolgimenti concettuali, no, sto parlando di piena attuazione di ciò che è già contenuto nelle indicazioni nazionali, si debbano per esempio rafforzare molto i rapporti tra le materie, le discipline, perché poi bisogna vedere quale termine usare. Da questo punto di vista, nel momento in cui si fa un'operazione di questo genere, San Tommaso inevitabilmente ritorna in gioco. E purtroppo questo non sempre si fa, devo dire, ecco, questo devo constatarlo con amarezza. Ecco, questo sì. Qui c'è molto da fare. Guarda, io per quel che mi riguarda ho concluso. Ti ringrazio della disponibilità e speriamo l'anno prossimo di poter organizzare qualcosa qui a Roccasecca, che è la patria di San Tommaso d'Aquino, ma in presenza, perché speriamo che finalmente questo maledetto virus ci smetta di tormentarci e quindi sarà veramente un piacere ospitarti qui a Roccasecca, perché
avendo ospitato tutti quegli illustri personaggi di cui tu hai parlato, non può mancare chiaramente Fernando Di Viere, insomma, ecco, perché è un degno successore di cotanti personaggi, insomma, perché veramente la tua esposizione mi ha letteralmente incantato, e quindi se ha incantato me, figuriamoci un po' tutti quanti gli altri. Io ti ringrazio per questa tua disponibilità e ti lascio e ti affido alle cure del nostro giovanissimo moderatore Francesco Rotondi, sperando di rivederci quanto prima e magari in presenza, come si dice oggi. Grazie Fernando e buona serata. Allora, innanzitutto è stato veramente un piacere assistere a una conversazione di livello così alto fra due persone dotte nell'argomento, ma il professor Fernando Di Mieri, ecco, ha una conoscenza veramente strabiliante dell'argomento e ha posto anche luce su tutte le contraddizioni che vigono nell'attuale sistema. E possiamo dire che all'interno di una conferenza, che appunto è stata curata anche dall'Associazione Identitaria Alta Terra di Lavoro, si parlò di Colangelo a riguardo della contrapposizione fra la filosofia cartesiana e San Tommaso. Quindi appunto io, siccome a questa conferenza in particolare non ho avuto il piacere di assistere, avevo la necessità di porre questa domanda al dottor Fernando Di Mieri, e se gentilmente può rispondermi, insomma, la ringrazio. Intanto un attimo solo, perché voglio salutare Fernando, che ha usato parole che obiettivamente, ma è un fatto obiettivo, è oggettivo, io non merito, perché qui stiamo parlando di studiosi del più alto livello, insomma, che tra l'altro abbiamo conosciuto separatamente, ma abbiamo conosciuto tutti e due, come Lobato e Spiazzi, e io ovviamente sono lontano anni, decenni luce dal loro livello, voglio dire, di conoscenza dell'opera di San Tommaso e dalla loro capacità ermeneutica dell'opera di San Tommaso. Quindi no, grazie di cuore, ma voglio dire, non ci sono proprio. Invece adesso passiamo Colangelo. Ora io ricordo Colangelo, naturalmente non è, parliamo di Francesco Colangelo, e Francesco Colangelo è un pensatore legittimista, quindi vissuto tra 7 e 800 a Napoli, che però non può essere definito, credo io, un tomista in senso stretto, anche se, devo dire, spesso cita San Tommaso, ma a Napoli la citazione di San Tommaso, come dire, era un fatto abbastanza consueto. È stato molto forte su di lui l'influsso del pensiero di Bacone, per esempio. Ma al di là di questo, sì, mi ricordo che in occasione della conferenza venne fuori en passant anche questo punto, rapporto San Tommaso-Cartesio. Io, in tutta onestà, sono di quelli che non, come dire, io adesso sto parlando con molta prudenza, ma sono di quelli che non ci vede tanti punti in comune, ecco. Anzi, ecco, come prima ho usato questa espressione, no? San Tommaso è uomo di analogie, no? E quindi c'è un'analogia dell'ente che in qualche modo riesce a far capire, riesce a cogliere questo rapporto intimo che esiste tra i tanti aspetti del creato. Ecco, una traduzione poetica di questo concetto potrebbe essere data dalla seconda parte del primo canto del Paradiso, no? Perché lì si dice Dio ha messo ogni cosa dotata di un istinto, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, quella parte lì potrebbe rendere alla grande questa nozione. Dall'altra parte, invece, Cartesio è uomo che ha creato soltanto dicotomie, e in questo modo
ha creato soltanto difficoltà e ha ispirato, forse il soltanto non ci sta bene, ecco, però ha creato delle dicotomie che hanno avuto delle conseguenze, non mi riesce insomma di apprezzare nel corso della storia successiva. Ma Maritain ha colto con grande acume l'impostazione di Cartesio. Si pensi soltanto ad una cosa, che anche quando si parla di svolta antropologica di Cartesio, in realtà, ecco il famoso cogito, no? In realtà il cogito è il cogito, non è l'uomo per intero, tanto per dirne uno. Quindi quando si trova questo fondamento inconcusso, no, che è dato dal pensiero, quindi dal cogito, e allora lì si crea un problema, voglio dire, perché si crea una dicotomia interna all'uomo, non a caso res extensa e res cogitans e non si armonizzano facilmente, per cui Cartesio stesso è costretto a ricorrere a delle soluzioni che non convincono nessuno, chiaramente, e che lasceranno poi aperto il problema, sicché poi ognuno dovrà dare una sua soluzione, e da Cartesio ne verranno fuori due indirizzi, parlo molto per le generali, l'uno del materialismo moderno, l'altro dell'idealismo moderno. Quindi qui parliamo di qualcosa di molto diverso rispetto all'idealismo, che so, agostiniano, nessuno dei quali, a mio avviso, può essere ritenuto indirizzo, come dire, che coglie la complessità del reale nella pluralità di tutti i suoi aspetti, dai più bassi ai più alti, ai supremi. Io non ci vedo grandi punti di contatto, mi rendo conto di incontrare facilmente delle critiche, delle opposizioni a quanto appena detto, ma io così la penso, per cui molto meglio riferirsi a San Tommaso. Cartesio ovviamente è un gigante del pensiero, ma io lo apprezzo soprattutto per il suo lavoro matematico, neanche tanto per il lavoro in campo fisico. In campo matematico fa un'operazione, voglio dire, che non c'è neanche bisogno di dire, di straordinaria portata, e quello ovviamente è già abbastanza per dichiararlo un grande dell'umanità. Non mi sento onestamente di condividere i punti fondamentali del pensiero cartesiano, no. Perfetto, professore, guardi, io la ringrazio a nome dell'Associazione Identitaria Alta Terra di Lavoro e dell'Associazione Le Tre Torri, perché è stata veramente una puntata densa di significati. Non so che dire, mi posso solo inchinare di fronte alle sue conoscenze e alla sua capacità di esposizione, anche perché non è facile avere un connubio così stretto fra le due cose. E ovviamente un ringraziamento anche al dottor Fernando Riccardi, che ci ha accompagnato per la terza puntata consecutiva, e si concluderà la puntata con il Pangelingua, l'unico canto sacro scritto da San Tommaso d'Aquino e interpretato da Loredana Terrezza. Un saluto a tutti gli spettatori, salutate anche voi. Grazie. E l'augurio di rivederci effettivamente a Rocca Secca di persona, perché questa sarebbe la cosa più bella, se vuole Dio. Arrivederci a tutti. Ciao, alla prossima. Ciao Francesco. Ciao. Ciao. Sanguinesque preziosi, quae in mundi pliti
sincero, sola fide suffici, tanto netto sacramento, veneremus per noi, ed antico documento, novus et habitui, prane.